Dopo la delusione di Lazio e Milan per quanto riguarda la Champions League, di nuovo sorrisi per le formazioni italiane in Europa e Conference League. Nella prima competizione, buon successo della Roma contro lo Slavia Praga all'Olimpico, i giallorossi di Mourinho esaminano ed eliminano la pratica cechia nel giro di 17 minuti nel primo tempo. Apre le marcature dopo un minuto Bove e poi il doppio di Lukaku. I giallorossi controllano bene le sfuriate, sia pur vanificate, della formazione cechia. Invece l'Atalanta torna dalla trasferta austriaca contro lo Sturm Graz con un pareggio che sa di amarezza. Iniziale vantaggio austriaco con la rete di Praß, poi Muriel pareggia per la formazione di Gasperini. Nel secondo tempo, a 10 minuti dalla fine, Wojnarowicz porta di nuovo in vantaggio il Graz, e poi nei minuti di recupero, ne sono stati concessi 7, Muriel pareggia per la formazione bergamasca. In Conference League la Fiorentina esagera contro la formazione serba del Cucarici, battendola con un tennistico 6-0. Con la doppietta di Beltran, poi il terzo gol di Ikoné, la quaterna di Sottil e poi il quinto ed il sesto gol portano la firma di Martinez, quarta prima, e Lopez poi. Ma il calcio non si ferma perché già da stasera torna la Serie A con la decima giornata e con l'anticipo delle 20:45 che vedrà protagonista in una inedita sfida salvezza Genoa e Salernitana. Entrambe le squadre ci arrivano con stati d'animo differenti. Da una parte i grifoni, reduci dalla sconfitta subita ad opera dell'Atalanta per 2-0, mentre la formazione campana invece ha pareggiato nell'ultima partita in rimonta 2-2 contro il Cagliari, dopo che si era ritrovato sotto di una rete.